Vabbè, la scheda madre ce l'abbiamo. L'abbiamo fissata. Adesso io direi, Davide, andrà a fare pausa cena. Questo è per il alimentare il processore. Mettiamo uno qua. Sono soddisfatto di contenuto troppo. Sì, ma... sì, bellissimo. Cosa importante, Dobbiamo, devo installare l'SD. L'SD in male la vita. Trovato? Oh, ma è assurdo, sono delle teste di merda. Tutta sta plastica! Per una vite! Guarda, se però per prendere la viduzza. No, ce ne sono tipo qualche 3-4 ce ne stanno. Comunque sei minuscola, in effetti. Ce ne sono 3-4, tutte una plastichina diversa. Attacchiamo le RAM in modalità dual channel. Oh. Però ho controllato la compatibilità di queste RAM, devono essere compatibili. Posso mettere adesso in A2 B2, giusto? Poi mettere anche in A1 B1, sti cazzi. Fissiamo il radiatore. Trovata la posizione. Eccellente. I vantaggi sono che raffredda meglio, ovviamente. Ah, sicuramente il vantaggio principale è il rumore. Ah. Poi comunque sì, il raffreddamento liquido, che sappia, comunque dissipa meglio, cioè dissipa meglio il calore rispetto a quello. Cioè. Certo. Cos'è che alcune fotocamere, soprattutto quelle orientate ai video che devono essere accese per tanto tempo, hanno delle ventole? Mirrorless o reflex? Le mirrorless. Quelle soprattutto orientate ai video che stanno accese per tanto tempo. Adesso, ma non si sente il rumore della ventola nell'audio? Vabbè, sono molto, di solito quelle in contesti professionali usi microfoni esterni, quindi. Perché sono ventole molto silenziose. Ok, questo abbiamo montato. Andiamo a capirci qualcosa sul cablaggio. Ok, ho capito. Cioè, quelle vanno sulla scheda madre, che sono questi. Ok. Sembra talco ma non è. Sembra talco ma non è. Serve a darti l'allegria. A darti l'allegria. Cioè, come potevamo fare certe cose? Noi bambini, ignari. Ecco, quando ho realizzato che i Pokémon sono terribili. Sì, a 30 anni però. 34, ma perdere. Tipo, io ti volevo difendere. Questa scatoletta bisogna mettergliela. Ah sì, sembra così bigiuzza. Ta-da! Yay! E per non far vedere le giunzioni, quando anche la Cooler Master ci tiene a queste, a queste cose. Non sono trogloditi come me. Centralina. Sì, tipo qua one. Ok, la centralina la possiamo mettere tipo così, guarda qua. Scusa, così, una fascetta. Ah, è magnetica! Ovviamente. È magnetica, Davide! Fantastico! Davide! Ma che figata! Che figata! La Cooler Master ci viene a queste cose! Infatti mi sembrava strano che non avesse dei gancetti per... Non ce li ha, infatti! No, a me sta cosa tipo delle gommine sembravano! Invece... Sembra molto bello! Sembra fatto per stare là! Allora, questo qua... Sono tutte le cose connesse del frontalino, tipo la luce dell'hard disk, il tasto reset, questa simpatica basetta che ti aiuta, che è esattamente quella della vecchia scheda madre che avevo io, quindi non devo modificare nulla. A me non ho la gioia, ce l'hai oggi, no? Che siccome avrei detto mai una gioia. No, in questa casa mai una gioia. E con i problemi che sono successi a casa mia, di cui vi parlavo lunedì, penso di... poter dire con una certa certezza che in questa casa, o meglio, in quella casa, non ci sia mai una gioia. Sì, nel frattempo, mentre casa mia veniva allagata, diventava la Venezia del nord Europa, ho avuto tempo di tagliarmi i capelli. Sì, lo so, sono fantastico. Ma proseguiamo. Ok, adesso posso montare semplicemente gli hard disk. Il disco SSD di Linux, l'altro è l'hard disk dove metto tutte le cose del canale. Ci mettiamo le porte USB frontali andando. Questa è l'alimentazione principale della scheda madre. Card reader USB. Dove mi
USB, quindi va nell'USB. HD audio esterna. Ok, devo trovare HD audio, trovato. Questo è per tipo il microfono e audio esterno, giusto? Mm-hmm. Altro USB, le mettiamo qua. Che ovviamente il case ha tipo le cose del case, no? In che senso? Le porti USB di fuori, il card reader, le cose audio. E queste vanno messe tutte sulla scheda madre, no? Certo. Di fatto abbiamo quasi finito. Vado a mettere... Questo l'avresti potuto... Mettigli quello di prima? No. Neanche? No. Che questo... Quello vecchio era di nona generazione. Ah sì, l'hai detto. Questo è di... undicesima. Questa cosa mi cago sempre a fare. Ecco, ho trovato la freccetta. Visto che c'è la freccetta qua? Importantissima. Qui c'è... Qui c'è la freccetta. Dovrebbe andare così. Freccetta con freccetta, giusto? Basta. Tutto fatto. Guarda. Aspetta. Vai. Lo faccio per te. Bellissimo. Dunque, qui il mio amico Davide, che mi ha aiutato nelle riprese di questo video, si lamentava del fatto che io non toglievo la plastichina dalla scheda madre. E infatti ci fu una piccola discussione. Non ti conviene togliere adesso questa plastichina? Non la voglio togliere la plastichina io. Non ti conviene? Ma perché la devo togliere la plastichina? Le temperature alte. Ma stai calmo, madonna, tu sei madonna, minchia, pari mia mamma. Guarda, la macchina là, come ti ho detto, a me che mi monterà. Che poi alla fine ho deciso di togliere dal montaggio finale, in cui lui mi bacchettava per il fatto che io non toglievo ste dannate plastichine. Ma a me delle plastichine non interessa nulla. E quindi quando ho dovuto togliere quelle del dissipatore che andava a contatto con il processore, lui ha esclamato in questa maniera. Bellissimo. E quindi, proseguiamo. Su internet si sentono tante robe, mettene poca, basta che mettene tante. Io ne metto una goccina io. Ah sì? Perché poi si spalma... Certo. Cioè, questa secondo me è più che sufficiente, eh? Questo tanto per la prima volta sto dissipatore liquido, raffreddamento liquido nella mia vita. Davide, sei contento? Bellissimo. Ma te non ti ha soddisfazione? No. Ok, sei uno dei pochi al mondo. Non me frega un c***o, quasi finito. Allora, ora montiamo le schede video e poi facciamo una prova di avvio. Che dici, facciamo una prova di avvio dove montiamo queste schede video? Io me le monto nello stesso ordine in cui c'avevo prima. Questa è una fan, cioè una ventola. Io non sono bravo con i cablaggi, e si vede, va? Sto cercando di far scavolare il cavo di quella ventola. Che bella buona questa. Ecco, fatto clac! Bellissimo. Altra GPU. Chita rossa. O meglio, questa è più piccola ma più potente. Sì, quindi è quella grossa in realtà. Colleghiamo l'alimentazione delle schede video veloci, rapidi, perché dobbiamo andare tutti a dormire. L'altra GPU. E poi in realtà... Le vendo il case pure le collegate. Cazzo io. In realtà mi sono dimenticato di collegare una ventola e tuttora è staccata. Beh, il processore è ben raffreddato, quindi non vedo l'esigenza di farlo nell'immediato, visto tutto quello che sto passando. Però prima o poi la collegherò. Ma proseguiamo. La prova di avvio? Avanti. Ci passi il cavo? Via. Attenzione. Ma cosa gira? Ci sono anche i colori tamarri. Dunque, questi 5 beep per me non erano la prima volta che li sentivo. Come avevo detto che la scheda madre che ho preso è molto simile a quella che avevo precedentemente, questi 5 beep segnalano la non presenza, o quindi l'assenza, di uno schermo. Quindi cosa ho fatto? Al di fuori delle riprese, il motivo per cui l'abbiamo fatto al di fuori delle riprese è perché stavamo rischiando di rimanere senza memoria SD e senza batteria, ho preso un piccolo schermo, che tra l'altro è questo che avete visto nei miei video passati, e l'ho collegato. E infatti funzionava tutto. Ed ecco perché a questo punto io dico... Ora, beh, sembra che sia avviato.
Ma quindi, proseguiamo. Ah, però bisogna vedere se tutto funziona, cioè non solo gli hard disk. Il tasto funziona, poi devo vedere se possono essere porte USB, le porte, le schede audio frontali e tutti i vari disagi, quindi mi sa che la fiancata laterale la lascio aperta. Tuttavia, dopo tutti questi anni, mi posso mettere questa qui sopra. Non l'avevo mai messa, io l'avevo. Vabbè, dai, ci vediamo nell'altra stanza. Allora, la prova del B è andata bene. Ora vediamo se, spostando la stanza a stanza, se succede qualche altra cosa. Vediamo se si avvia, se vede dello schermo grande andando. Ok, di partire è partito. La tastiera funziona. Ora devo andare sul BIOS e andare a settare almeno le cose fondamentali. BIOS has been reset. Please reconfigure the BIOS. Vabbè, non ti preoccupare. Vabbè, devo configurare le cose essenziali del BIOS. English, vabbè. Invece di easy mode ho letto baby mode. Facciamo semplicemente qua advanced mode. Alcune cose me le devo sistemare con calma, ora non c'ho la testa. Ecco, c'è Ubuntu. Ottimo. Cambiamo l'ordine. E poi facciamo... Sei soddisfatto? Non lo so, se non parte Linux non lo so. Save and exit, prima deve partire Linux, è fondamentale. Sembra che Linux funzioni. No, questo è solo grab. Infatti, vediamo. Oh. No, quello è normale. E da quando ho fatto l'aggiornamento Linux. Ok. Ci siamo, eh? Ci siamo. Attenzione signori. Il processo di installazione sembra andare. Sembra che sia terminato con il successo. Prova entrambe le schede video. Vediamo se l'audio. Certo. Funziona. Esterno. Anche le porte USB dovevi provare, no? Le porte USB relativamente le posso provare perché se mi funziona il mouse. Cazzo di canzone portale. No, forse non funziona. Dichiarazione finale. Devo fare qualche miglioramento, però il grosso funziona, i sistemi operativi funzionano, tutto funziona, non si surriscalda, non c'è, ci sono disagi vari, sono piccole imperfezioni da sistemare. Adesso noi passiamo i file. E poi io vi lascio, ringrazio sia Camillo che come voi avete conosciuto già in un altro video e Davide come avete conosciuto già in un altro video. Adesso io vi devo lasciare perché praticamente ci sono le 11, no? 12 per un quarto. Quindi vi ringrazio, la mia vicina mi rompe il culo, va bene, d'accordo. Ciao. Grazie pinguini, grazie per l'attenzione.